Tutti lo vedete e lo sapete. Prego, Gianni. Riprendendo quanto stavamo dicendo prima, la crisi del 92-93 era una crisi ciclica, di natura ciclica. Quella che abbiamo adesso è strutturale. Il rischio in Argentina è particolarmente sentito proprio per il sistema Italia in virtù dell'abbassamento di rating che hanno avuto anche i titoli di Stato italiani. Se noi prendiamo un titolo di Stato dei primi 10 paesi europei, sono tutti AAA. Ma il nostro debito chi ce l'ha? Un momento. Ce l'ha l'Europa, Sono tutti AAA, il massimo che si può avere. L'Italia invece ha un cosiddetto AA-, cioè ha un titolo di Stato che ha un rating inferiore. Perché ha un rating inferiore? Ha un rating inferiore in virtù del fatto che si considera possano esistere delle motivazioni per cui il debitore, in questo caso qua il paese Italia, potrebbe non essere in grado di redimere il debito. Ma se sprofonda l'Italia, sprofonda da sola o si trascina dietro anche un pezzo di Europa? Guarda, c'è la teoria del cosiddetto Club Med che sta venendo portata avanti da grandi analisti indipendenti, quindi neanche da me, che parla di un distaccamento all'interno dell'Unione Europea di 6 paesi che si affacciano all'interno del Mediterraneo, che sono la Spagna, l'Italia, Malta, Cipro. Ci ho dimenticato uno in questo momento. Sono entrati in e la Grecia, no? Grecia e la Grecia, in cui si prevede il distaccamento in termini di consolidamento valutario con la nascita di un secondo euro, il cosiddetto euro di serie B o euro 2, in cui all'interno di queste economie dovrebbe circolare una seconda valuta per ritornare alle dinamiche di cui stavamo parlando prima. Nel 92 e nel 93 la crisi era ciclica e non strutturale. Per quale motivo? Perché allora avevamo 3 fondamentali elementi per poter intervenire e salvaguardarci. Primo, potevamo fare debito pubblico. Secondo, potevamo abbassare o ad alzare i tassi di interesse. Terzo, potevamo svalutare la nostra valuta. Adesso ci troviamo nelle condizioni di dipendere necessariamente dalla BCE. Fammi sentire subito. 92-93 avevamo già firmato Massimo.